Eccoci qua, buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con i certificati di investimento. Siamo in compagnia di Jacopo Fiaschini e di Fontovel. Do subito la linea a Jacopo per i saluti di rito, poi partiamo immediatamente perché come al solito abbiamo sempre tanti argomenti da trattare, il tempo è sempre tiranno. A te, Jacopo. Ciao Gabriele, grazie mille, un piacere essere qui, un saluto a tutti. Perfetto, ipersintetico. Ottimo, perfetto. Allora, diciamo, abbiamo tanti Lasciamo argomenti. spazio ai temi. Ok, esatto. Allora, uno dei temi più caldi del momento, lo vedo dalle mail che ricevo, dai commenti, dalle domande che arrivano anche sui miei social, sul mio gruppo Facebook, ma ho avuto occasione di parlare di questo argomento anche con il Sole 24 Ore, sia in un'intervista che mi hanno fatto la settimana scorsa, sia in un webinar che ho fatto con Marzia Redaelli lunedì, sia anche a Napoli Investing, no? Il tema dell'inflazione, un tema molto, molto caldo. E quindi molti investitori si chiedono quali sono le soluzioni che possono essere valutate da inserire all'interno del portafoglio per proteggersi dall'inflazione, no? Allora, ho preparato due slide, giusto come introduzione, poi dopo andiamo a parlare, nel dettaglio. Allora, il dato di fatto qual è fondamentalmente? È che l'inflazione ha rialzato la testa. Noi veniamo da anni in cui l'inflazione era particolarmente compressa e quindi era stata fondamentalmente trascurata. Il problema è che l'inflazione ha rialzato la testa e l'ha fatto in modo molto molto repentino. Se noi guardiamo questo grafico, vedete dall'aprile, nell'aprile del 2021 l'inflazione italiana era a cavallo dell'1%, l'1,10%, poi per carità l'inflazione è un dato soggettivo, dopo ci sono sempre, no, i commenti, ma l'inflazione reale è più alta, per carità, adesso l'inflazione è un dato che rappresenta un paniere sulla popolazione italiana, quindi si prende la popolazione italiana, la suddivide per età, per esigenze di vita, fondamentalmente, per aree geografiche, insomma, è una media ponderata, se vogliamo, per carità, con tutti i pregi e i difetti del caso, però sintetizza un dato. Quel dato è che la media era particolarmente bassa a aprile, dell'anno scorso, del 2021, era a cavallo dell'1%, l'1,10%. Oggi siamo, gli ultimi dati di rilevazione, al 6,7%, che è un dato molto molto elevato. Vuol dire che nell'arco di pochi mesi, fondamentalmente, la situazione è sfuggita di mano. Il dato è cresciuto in modo tumultuoso da questo punto di vista. Non è un problema solo italiano, in realtà, ma al comune mezzo gaudio potremmo dire, però in realtà è un problema europeo e mondiale in generale. Qui vediamo il dato, dicevo, dell'Italia, il 6,70%, ma in realtà in Europa forse è anche peggio, vedete un 7,5% di dato medio europeo e non va meglio in America, anzi è il dato peggiore perché stiamo parlando dell'8,5%. Quindi l'inflazione ha rialzato la testa in modo decisamente forte da un punto di vista percentuale e anche veloce, il che ha fatto sì che non molti investitori siano stati tempestivi nel organizzare il portafoglio in funzione della copertura dell'inflazione. Quindi gli investitori sono spaventati, lo dicono anche i dati. Questo grafico che vedete non è altro che l'andamento della parola inflazione ricercata su Google, no? Questo è l'andamento di Google Trend, no? E se noi torniamo indietro di qualche mese, le parole più ricercate erano Belen, Super Enalotto, eccetera, no? In questo momento abbiamo inflazione, oltre a guerra, Ucraina, eccetera, abbiamo la parola inflazione, che è un dato che mi ha colpito, no? Quindi gli investitori sono particolarmente preoccupati e hanno ragione di essere preoccupati. Adesso, questa è un'immagine che ho postato oggi sui social, che fondamentalmente rappresentano un, come si chiamano, un breviario, no, del bar del 1977, no, di 44 anni fa, quando sono nato io, fondamentalmente il mio anno di nascita. Ed erano prezzi molti, erano prezzi in lire ovviamente, però fondamentalmente erano prezzi sensibilmente diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati oggi, no? E dicevo, Vedo un cognac per 35 centesimi, Gabriele. sì, oggi saremmo tutti alcolizzati, però insomma, battute a parte, il dato di fatto fondamentalmente è elevato. Dicevo, le persone hanno ragione a essere spaventate, perché se noi
andiamo a considerare il rendimento reale di un investimento reale, vuol dire al netto dell'inflazione, ecco che emergono delle criticità notevoli. Qui ho fatto un esempio molto semplice. Ipotizziamo di avere un rendimento nominale del 2,5%. Per rendimento nominale si può intendere, ad esempio, chi compra un'obbligazione, incassa le cedole, porta a scadenza e in questo modo ottiene un rendimento nominale del 2,5%. Che è un rendimento più o meno che in questo momento si riesce a ottenere sul mercato obbligazionario. Poi si possono fare delle simulazioni, tutto quello che uno vuole. E ho trasportato questo dato, quindi sono passato dal rendimento nominale del 2,5% al, diciamo così, allo stornarlo, se vogliamo, a rettificarlo per l'inflazione attuale che abbiamo detto essere il 6,70% in Italia. Si applica la formula che vedete qui sotto e il risultato cos'è? Che il rendimento reale, vedete, è negativo, c'è il segno meno, 3,93%. Vuol dire che l'investitore che ha acquistato la nostra obbligazione a rendimento del 2,5%, considerando l'inflazione del 6,70%, sta perdendo in realtà quasi il 4%. Quindi la formula non è inflazione meno rendimento nominale, è una formula leggermente più raffinata, se vogliamo, ma il risultato è similare e quindi è una perdita del 4%. Quindi tu pensavi di guadagnare poco, ma di guadagnare in realtà stai perdendo quasi il 4%. Vuol dire che su 100.000 euro depositati, ad esempio, sul conto corrente, il tuo potere d'acquisto dopo un anno dove l'inflazione è rimasta al 6,70% è diminuito del 4%. Se il tuo, no, no, non liquidità, scusate, se il tuo investimento è rimasto al 2,5%, se fosse liquidità ovviamente sarebbe deprezzato del 6,70%, scusate, liquidità è deprezzata del 6,70%, se il rendimento invece è patrimonio investito al 2,5% è comunque una perdita del 4%. Questo è il dato, quindi le persone hanno assolutamente ragione di essere spaventate da questo dato, anche perché non si sa se questo dato del 6,70% è un exploit momentaneo destinato a ridursi, oppure se dovremo abituarci a questo livello, addirittura potrebbe anche peggiorare. Noi siamo stati storicamente abituati anche a risultati decisamente peggiori dal punto di vista, cioè vuol dire con un'inflazione più elevata, no? Tanto, oggi si sente dire, leggevo qualche commento anche stamattina, 30 anni fa i titoli di Stato rendevano il 10, il 13%, il che era vero, ma l'inflazione era più alta, quindi anche in quel caso c'era effettivamente la percezione di guadagnare bei soldi, ma in realtà se calcolavi il rendimento reale ottenevi un risultato negativo. Io ho fatto uno studio che non ho mica presentato, ma era interessante da prendere. L'ho fatto qualche anno fa, sarebbe da rettificare, ma il dato era curioso. Ho preso i rendimenti dei titoli di Stato negli ultimi 30 anni, quindi da quei rendimenti particolarmente stellari, e li ho tutti rettificati attraverso questa formula con quella che era l'inflazione di allora. Ho calcolato il rendimento reale nel corso degli anni. Il dato è molto curioso perché spesso e volentieri quella che era la percezione di allora si guadagnava tanti soldi, oggi se ne guadagnano pochi, in realtà è sbagliato. Io il test l'ho fatto qualche anno fa, no? Qualche anno fa invece i rendimenti erano bassi nella percezione dell'immaginario, ma erano rendimenti positivi in termini reali, cosa che non era allora e non è neanche oggi questo dato. Quindi attenzione. Cosa può fare oggi un investitore per proteggersi? Allora, io faccio vedere due slide, due soluzioni, poi passiamo a un altro prodotto, ovviamente di Fontobe, che secondo me è molto interessante. Allora, il primo è acquistare prodotti come tutte quelle che sono le obbligazioni, in particolare i titoli di Stato indicizzati all'inflazione. Hanno un pregio questi prodotti che sono fondamentalmente hanno un obbligo legale, se vogliamo, di protezione dell'inflazione, perché proprio per regolamento, per prospetto informativo, ti pagano con formule diverse, se vogliamo, rendimento cedola più inflazione. Il BTP Italia è calibrato all'inflazione italiana, il BTP EI è collegato all'inflazione europea, ma senza entrare adesso nei dettagli, non nella sede, però il concetto è che entrambi sono collegati direttamente all'inflazione per contratto, quindi tu sei sicuro che se li compri, eccetera. Il problema è che oggi li compri a un prezzo molto elevato, scontano, cioè una sorta di opzione, chiamiamola così, sull'inflazione particolarmente elevata. Quindi se uno ha un portafoglio da gestire in ottica di medio-lungo periodo, sicuramente sono asset ancora da considerare perché l'inflazione fa male soprattutto nel medio-lungo periodo. Però è chiaro che è un po' tardi come
come meccanismo. In più, ovviamente, questi sono titoli di Stato italiani, quindi non possiamo mettere tutto l'intero capitale su un unico emittente. Per carità, è lo Stato, però sappiamo che comunque è uno Stato indebitato e la diversificazione è senz'altro utile. Esistono in realtà soluzioni simili anche su scala europea, cioè esistono, o anche americana in realtà, esistono cioè titoli di Stato di altri paesi, Francia, Germania, volendo c'è anche la Grecia, l'Inghilterra, così o l'America, indicizzate l'inflazione, in genere l'inflazione europea per quanto riguarda la Spagna, la Francia, quelli che vedete in sfondo in questo momento, esistono in realtà anche gli OAT, ad esempio francesi, che sono indicizzate all'inflazione francese. Ma comunque, al di là di quello, anche qui vedete il discorso è esattamente quello che abbiamo fatto prima, fondamentalmente per i titoli italiani, quindi qualche soluzione c'è. Ma ovviamente sono emittenti ridotti come numero, altrimenti bisogna andare su altri prodotti dove però si perde la protezione dell'inflazione automatica, cioè questi titoli di Stato che dicevo fondamentalmente ti garantiscono l'inflazione, cioè io ti pago il cedolo più inflazione, che sia alto, che sia bassa, non ha importanza, l'inflazione te la pago perché è prescritto nel prospetto informativo, no? Se noi usciamo da questo campo, ecco che entriamo nella ricerca di un asset che storicamente ha permesso magari di tutelarsi dall'inflazione, ma che non offre nessuna garanzia scritta. Questo è il dato. E quindi che cosa troviamo? Qui vi presento un dato, non è uno studio mio, è di Salvatore Gazziano, di Soldi Expert, un amico, un consulente, che fondamentalmente ha fatto un test sul mercato americano, ma i risultati sono abbastanza simili anche se traslati sul mercato italiano, dove fondamentalmente è andato a prendere tante asset class e le ha messe alla prova nel corso del tempo in varie annate, in vari periodi con l'inflazione. Che cosa ha scoperto? Ha scoperto che l'asset fondamentalmente che ha reagito meglio all'inflazione è stata l'oro. Anche qui bisognerebbe però leggere tra le pieghe perché l'oro non è sempre stato un'assicurazione contro l'inflazione, cioè non in tutti i momenti storici in cui l'inflazione è stata elevata o in aumento l'oro effettivamente ha coperto. Alla conta finale, tirando una riga su tanti periodi, è stato un buon baluardo, ma non lo è stato sempre e non è detto che lo sarà nel futuro. Questo è il dato. Un altro baluardo, vedete, è stato il mercato azionario, che anche qui vedete ha fornito un rendimento positivo. Anche qui, però, non in tutti i contesti, non in tutti i settori, dovessero essere un pochino più precisi. Qui l'argomento è molto vasto, non è neanche titolo di oggi. I titoli value hanno storicamente protetto maggiormente rispetto ai titoli growth. Questo è il dato. Non è detto che lo faranno anche nel futuro, però i numeri del passato dicono perlomeno questo. Queste sono alcune soluzioni. C'è però un'altra soluzione che vi propongo, che vi proponiamo in realtà oggi insieme a Jacopo, è quello di un certificato, è un tracker, uno strategico, quindi un certificato benchmark che si caratterizza per andare a considerare il proprio paniere in funzione dell'inflazione. Un'inflazione non solo italiana, un'inflazione ragionata, diciamo così, a 360 gradi a livello globale, che può essere una soluzione assolutamente interessante, perché abbiamo detto che l'azionario è un asset che ha protetto. Questo prodotto ha una sua logica. Adesso non vi voglio spoilerare altro, adesso cedo la parola a Jacopo che vi spiegherà un attimo i dettagli, ma è un prodotto sicuramente interessante a questo scopo. A te, Jacopo, ti passo anche lo schermo. Ma sì, grazie. Direi prima di tutto partirei con una considerazione da questa tua ultima slide, Gabriele, perché poi ci agganciamo benissimo al discorso che andremo a trattare invece adesso. Oro e equity. Equity sembra quasi un paradosso perché poi dentro le equity ci sono varie storie da considerare, lo ripetiamo sempre quando siamo insieme. Attenzione anche ai bilanci di determinate aziende, perché alcune aziende possono performare meglio proprio a fronte di bilanci solidi con margini elevati, possono sopravvivere, essere più resilienti in contesti di incertezza di vario tipo, a maggior ragione in un momento come quello che stiamo vivendo. Quindi commodity e equity è quello di cui in realtà vogliamo parlare con questo Strategic Certificate su un indice proprietario che è l'indice Inflation Influenced Index. Scusami Gabriele, devo mostra Sì. schermo, ok, scusami. Vediamo lo schermo, ma non la presentazione. Non so se hai. Ah, Ok. No, in realtà non me l'ero preparata, ma scusa, approfittiamo beh, la per. metto. No, No, scusami. ma facciamo subito, non c'è Ci ho problema. preso Lo proprio schermo subito, scusa. si vede?
rispondo, l'avevo già preparata anch'io, quindi No, no, ma non, anzi, almeno facciamo vedere anche il percorso all'interno del sito. Si sta vedendo correttamente? Sì, assolutamente, sei sulla pagina Ok, sponsor. ecco, allora, questa qui è la pagina del certificato di cui vogliamo parlare e come tutte le ultime uscite, soprattutto all'interno della gamma Strategic Certificate, andiamo a proporre all'investitore una presentazione che permetta una migliore leggibilità e facilità e trasparenza di quello che poi andiamo a proporre come soluzione di investimento. Ed ecco, senza dilungarmi troppo, direi di partire da questa slide per far passare il concetto di cui stavamo parlando. Inizio col dire che questo certificato, come tutti i certificati benchmark, la cosa importante da tirar fuori da questa tipologia di certificati è quello che è sotto, il sottostante, non tanto il prodotto. Siamo abituati a sentir parlare di certificati come derivati cartolarizzati, opzioni accessorie, opzioni barriera, opzioni digitali per il pagamento di cedole, livelli autocall, livello barriera. Ecco, in questo caso non c'è nulla perché è il certificato di investimento nella forma sua più semplice, mi viene da dire, Gabriele. È Assolutamente. una replica lineare di un indice sottostante, quindi la particolarità, come avrete capito, risiede proprio nell'indice sottostante. Ed ecco, proprio per quello che dicevamo all'inizio, noi come team non lavoriamo soltanto sull'Italia, abbiamo un team di analisti a Zurigo, copriamo tutti i mercati per prodotti strutturati, ma anche per prodotti più tradizionali come fondi comuni, forse siamo più conosciuti per i fondi comuni, ma abbiamo un team di analisti e una a fine anno scorso, quando si parlava ancora di inflazione transitoria, sostenibile, di lungo termine, ecco, il nostro pensiero, soprattutto il pensiero dei nostri analisti, era proprio che l'inflazione potesse essere un po' più duratura di quello che ci si potesse aspettare, almeno all'apparenza, stando ai discorsi cui abbiamo assistito sul finire dell'anno scorso, no? Ecco, poi sono arrivati, c'è stato un primo fattore esogeno che è stata la pandemia. Un secondo fattore esogeno ancor più imprevedibile che è stato quello della guerra, tutto questo in un contesto in cui c'era una quantità di liquidità sui mercati e io qui personalmente do un po' la colpa alle banche centrali perché poi, anzi Gabriele, se vuoi dire la tua, secondo me dopo la crisi del 2008 è stato giusto tutto quello che è stato fatto, ma tutta quella liquidità è stata lasciata per troppo tempo e quando ci siamo un po' risollevati dalla crisi dei mutui subprime è stata lasciata sul mercato a innacquare i mercati e ci siamo ritrovati nello stato in cui siamo adesso, cioè con fattori esogeni che possono capitare e sono andati a creare questo, chiamiamolo così, focolaio di inflazione che ci lascia nella situazione in cui siamo. Ecco, obbligazioni indicizzate è chiaramente una soluzione, ma l'inflazione letta dai mercati è letta anche dalle obbligazioni che non si comportano alla stregua di obbligazioni normali a cui siamo abituati, quindi tassi al rialzo, prezzi al ribasso. Le obbligazioni indicizzate hanno il prezzo che mostravi tu prima e quindi in alcuni casi hanno anche rendimenti negativi ad oggi, poi in base a quella che sarà l'inflazione nel medio-lungo termine vedremo chi avrà ragione, ma in ogni caso esistono altri modi per proteggersi dall'inflazione. E uno, quello studiato da noi, è proprio quello di un paniere, un indice che parte concettualmente da una allocation molto simile a quella che è l'MSCI World, quindi un indice diversificato a livello globale con un peso iniziale del 60% Stati Uniti, 15% Europa, 15% Svizzera e 10% Giappone, quindi ben diversificato geograficamente. Ecco, come si modifica? Perché parlavi di un indice che cambia, un paniere che cambia durante la vita del prodotto, come si modifica e perché? Ecco, questo indice, questo paniere sottostante è suscettibile ai segnali di inflazione. Quindi il primo segnale che i nostri portfolio manager ricevono può essere un segnale di inflazione regionale, come nel caso, ad esempio, degli USA. Parlavi di inflazione che ha raggiunto i livelli quasi dell'8,5 negli Stati Uniti. Ecco,
gli Stati Uniti sono stati i primi a rilevare livelli di inflazione così alti, con un consumer price index più elevato rispetto a quello atteso e quello target soprattutto, che ricordiamo essere intorno al 2%. Ecco, quando arrivano segnali specifici di un mercato, quindi geografici, cosa succede alla nostra allocation? Si sposta parte dell'equity, quindi dell'allocation che era stata posizionata in America, e si va a riposizionare sui mercati invece in cui l'inflazione è ancora sotto controllo. Quindi mi viene da fare un esempio: Svizzera e Giappone, che sono i paesi dove l'inflazione è storicamente più bassa, soprattutto il Giappone, dove è stata negativa fino a quest'anno praticamente, e quindi si sposta parte dell'allocation dagli Stati Uniti e si va a lavorare su altri mercati. Quindi questo è il primo scenario, che si chiama scenario di inflazione regionale. Magari si vede meglio dalla slide successiva, eccolo qua. Quindi bassa inflazione, siamo posizionati stile MSCI World. Inflazione regionale, ci andiamo a posizionare in base a quelli che sono i segnali di inflazione più bassa, quindi spostandoci da dove l'inflazione è più alta a dove è più bassa. Terzo scenario, quello che stiamo vivendo. Hai dato tu, Gabriele, i dati sull'inflazione su scala globale. L'inflazione è arrivata a questi livelli a livello globale. Ecco, qual è la soluzione al problema per i nostri portfolio manager? È direttamente non spostare, perché a questo punto non si può spostare nulla se l'inflazione è elevata su scala globale, ma da 100% equity il nostro paniere si riduce del 20% e quindi diventa un 80% equity e arriva fino a un massimo del 20% commodity sotto forma di ETF, quindi commodity diversificata in termini di asset class. Questo è un paniere finale in caso di inflazione globale elevata, che ci ha portato tra l'altro ad avere rendimenti, ahimè, per altri motivi che non avremmo voluto vedere in questo inizio di anno, ma ad avere un rendimento praticamente decorrelato con quello che è stato l'MSCI World nei primi mesi dell'anno. Poi ora ci siamo più o meno ripresi a livello equity, almeno parlo degli indici, che da quelle due settimane di tensione poi sembrano essersi stabilizzati, ma la sovraperformance è stata dovuta proprio da quel 20% di componente commodity varia, diversificata, che ha sostenuto i prezzi del nostro certificato nel durante. Ecco, questo è il concetto e spero di essermi spiegato. Se ci sono domande rispondiamo ben volentieri. Per il resto, quindi, essendo questo il concetto, passando al certificato invece, che come ormai sappiamo conoscere e analizzare i certificati, il certificato replica questo indice, è stato emesso ad un prezzo di 100 euro con l'indice sottostante che aveva un valore iniziale, che è sempre il prezzo di riferimento iniziale. Ecco, prima specificazione, l'indice sottostante è quotato in dollari, quindi il certificato in euro, il sottostante in dollari, l'investitore è esposto al rischio cambio. Ma al di là del rischio cambio, il certificato replica linearmente al rialzo e al ribasso, senza floor, senza cap, l'andamento di questo indice sottostante. E la performance, oltre a differire per il cambio tra euro-dollaro, differirà lievemente per una commissione di gestione per i nostri portfolio manager, che è in questo caso specifico, lo andiamo a prendere nell'ultima pagina della presentazione, dell'1,25 su base annua. Lo ripeto sempre perché può non essere chiaro: questa commissione dell'1,25 non è che va pagata al broker o separatamente, è una commissione che viene imputata direttamente nell'indice. Quindi se l'indice sottostante avrà messo a segno in un anno una performance del 10%, la performance del certificato sarà una performance del 10% meno l'1,25, quindi dell'8,75%. Semplicemente così. Come? Perché ogni giorno un 365esimo dell'1,25, che è la commissione annua, viene scalato alla performance dell'indice sottostante. Oltre a questo, poi c'è l'esposizione al rischio cambio di cui parlavamo prima, e è specificato anche nella documentazione e nella slide che state vedendo.
Non so se ci sono domande, Gabriele, non so se No, vuoi aggiungere qualcosa tu. dopo arriviamo. Ci sono varie persone nuove, no? Cioè, sì, sono nuove neofiti dei mercati finanziari che hanno cominciato a seguirci in questi webinar da poco tempo, no? Alcune sono proprio che sono, le vedo collegate adesso e mi hanno proprio scritto in questi giorni. Immaginate questo prodotto come un fondo comune di investimento, cioè strutturalmente è diverso come dal punto di vista giuridico, se vogliamo, ma immaginatelo come un fondo comune di investimento, cioè un prodotto che replica linearmente un indice, che in questo caso è collegato a quel prodotto, no, che spiega quella logica che ha spiegato prima Jacopo, no? E quindi se il sottostante questo indice fa più 10, il nostro tracker, il nostro prodotto farà più 10. Se farà meno 5, anche il nostro tracker farà meno 5. Quali sono le due principali differenze rispetto a un fondo comune di investimento? Parlo del fondo perché la stragrande maggioranza degli investitori sono abituati ai fondi, vale anche per gli ETF. Allora, i tracker, a differenza dei fondi, sono quotati in borsa. Quindi il tracker, voi avete trasparenza di prezzo e di composizione, perché voi sapete minuto per minuto, primo, la composizione del paniere che viene replicato. Secondo, A voi. questo proposito, mentre parli, Gabriele, posso anche mostrare dove è possibile trovare Sì, vai. la composizione dell'indice. Esatto, quindi abbiamo la composizione dell'indice, quindi trasparenza da questo punto di vista, sai esattamente cosa compri, mentre nel caso dei fondi non sempre hai questa tempestività, il dato viene comunicato generalmente con base trimestrale, magari non viene neanche comunicata l'intera composizione. In più, mentre i fondi non sono quotati, il tracker è quotato, quindi in qualsiasi momento tu ne conosci il prezzo, lo puoi comprare, lo puoi vendere, puoi incrementare le quote, puoi attivare ad esempio anche un piano d'accumulo su questo prodotto, puoi ridurre le quote, puoi vendere, puoi fare quello che desideri. E rispetto ai fondi e agli ETF, è anche un prodotto efficiente fiscalmente, perché le plusvalenze di prezzo costituiscono reddito diverso, quindi possono essere utilizzate per recuperare eventuali minusvalenze pregresse. Altro dato che mi sembra giusto forse sottolineare, questo prodotto, questa tipologia di prodotto in generale, non solo questo, non paga cedole, replica indici total return in gergo tecnico, se vogliamo. Questo vuol dire che per l'investitore che ha come necessità finanziaria quello di avere delle entrate periodiche non va senz'altro bene, perché ci sono delle soluzioni alternative, ma per tutti quelli che invece non hanno necessità di cedole e sono in realtà una bella fetta di popolazione fondamentalmente, che vogliono massimizzare le performance e gli utili, il fatto che non paghi cedole è un aspetto molto importante, no? L'efficienza fiscale del procrastinare fondamentalmente l'impatto fiscale di poter reinvestire al lordo i proventi, cosa che fa in automatico ovviamente il prodotto, non lo dovete fare voi. È un grandissimo vantaggio in ottica di medio-lungo periodo, quindi anche questo è un aspetto secondo me importante da sottolineare. Dopo ci sono un altro paio di domande, magari facciamo vedere la composizione, poi dopo Sì, rispondiamo volentieri. per quanto riguarda la composizione, vorrei tornare un attimo sullo scenario base, perché non credo di essermi soffermato abbastanza. Partivamo dal concetto tuo di value che sovraperforma solitamente in scenari di inflazione elevata, no? Lo scenario di base, quindi la location base che ricalca geograficamente l'MSCI World, la ricalca solo geograficamente. Perché? Un ulteriore studio e approfondimento è fatto dai nostri analisti e dai portfolio manager per andare a selezionare all'interno di quell'universo, e parlo soprattutto universo geografico in questo caso, quel 60%, 15, 15 e 10, all'interno di quell'universo vengono utilizzati dei filtri prima di tutto per andare a selezionare azioni sufficientemente grandi, sufficientemente liquide. Dopodiché viene fatta una valutazione, come dicevo invece all'inizio, sui bilanci, e quindi parliamo di bilanci solidi, e soprattutto il criterio utilizzato è il margine lordo, che anche a mio avviso è uno degli indicatori più utili quando si tratta di riversare il prezzo sull'utente finale, no? Secondo criterio poi è il cosiddetto pricing power, e quindi anche un po' la forza del brand, no? Cioè quelle azioni che hanno il potere di determinare loro il prezzo in condizioni di mercato avverse. Perché? Perché sono talmente forti e l'utente finale non può fare a meno di quel brand anche in un contesto più di ristrettezze, in senso stretto,
visto che stiamo parlando di inflazione, non può fare a meno di quel brand, di quel, dell'oggetto, del prodotto che viene venduto da quella società, quindi brand, pricing power, margine lordo, a seguito di tutti quei criteri, dei primi filtri di liquidità e di capitalizzazione di mercato, vanno a formare questo paniere iniziale. Ed ecco, andando a guardare la composizione iniziale, sfido chiunque a non riconoscere la maggior parte dei titoli di cui stiamo parlando. La prima parte, quindi il peso più importante del 2,13, questa è una pagina che viene aggiornata quotidianamente, quindi è possibile vedere le transazioni che vengono fatte dai nostri portfolio manager, e aggiornata su base quotidiana la composizione del paniere sottostante. Ecco, Roche, Novartis, Kroger, Alcon, Nestlé, Chevron, insomma, sono tutte società che rispecchiano quei valori e quei criteri che abbiamo anche inserito nelle linee guida dell'indice, sono a disposizione di tutti gli investitori per andarle a controllare, ma ecco, rispecchiano quei criteri a livello di fondamentali, a livello di pricing power, e già di per sé il basket iniziale, anche se non viene mosso geograficamente, non viene spostata a parte della location da USA a Giappone, anche nel suo scenario base, nella composizione base, è un basket in grado di combattere l'inflazione proprio per queste caratteristiche di pricing power, cioè sono titoli che anche presi a sé stanti dovrebbero sovraperformare rispetto ai competitor del proprio settore proprio per questi motivi che vi ho appena elencato. Sì, assolutamente, assolutamente. Stavo guardando mentre parlavi un attimo alcune, come si chiamano, alcune domande che sono giunte, ce ne sono alcune. Allora, giusto allora, per completare, Gabriele, siamo in uno scenario di elevata inflazione, ci tenevo a mostrarvi che oltre alla componente equity, eccolo quella componente del 21,85% di commodity ETF, che è quella che ha aiutato in maniera significativa il prodotto in questi primi mesi dell'anno. Esatto. Faccio solo una precisazione un attimo sul discorso value, perché l'ho accennato velocemente, tu l'hai ripreso, ma è un discorso vasto in realtà. Io l'ho buttata lì semplificando in modo brutalissimo, no? Cioè, il discorso è che in un contesto di inflazione in aumento, storicamente le banche centrali hanno aumentato i tassi, e in un contesto di tassi in aumento i titoli value in generale si sono comportati meglio rispetto ai titoli growth. Questo non significa, primo, che in ogni momento storico questo sia avvenuto, primo aspetto. Secondo aspetto, all'interno dei titoli growth e dei titoli value, in questo caso, scusatemi, si apre una. Ci sono tante tematiche, no? E ci sono tanti settori. I settori che ovviamente sono più avvantaggiati sono quelli che possono scaricare il costo dell'inflazione, quindi dell'aumento delle materie prime, il costo energetico, eccetera, su chi? Sul cliente finale, fondamentalmente. E quindi nella galassia dei titoli value, quelli che possono, dicevo così, scaricare il costo sul cliente, che il cliente non può fare altro che accettare quel prezzo. Penso, ad esempio, alle utility, no? Il settore dell'energia, tu luce, acqua, gas, puoi cambiare fornitore, passi da Enel nel mercato libero, quello che ti pare, ma di fatto quello è un asset che continui a pagare luce, acqua, gas. Questo è un esempio, ma ci sono tante altre società che possono ovviamente scaricare. Pensiamo a tutti i del lusso, se un prodotto costa 1.000 euro e passa da 1.000 euro a 1.010, fondamentalmente chi aveva i soldi per comprarlo a 1.000 lo compra anche a 1.010, quindi non è quello il problema, insomma. Quindi questo è giusto per dare un dato. È un tema molto vasto, adesso qui non abbiamo il tempo di sviscerare, magari potrebbe essere, ecco, un'occasione, magari la prossima volta, il prossimo webinar, magari facciamo un approfondimento su questo tema, e da quello magari scendiamo a selezionare dei certificati su quei sottostanti, magari potrebbe essere. Anche perché poi mi sembra che ne avevamo parlato la prima volta che abbiamo parlato proprio di questo prodotto quando l'abbiamo lanciato, ma per chi invece avesse l'esigenza di incassare cedole, siamo andati gradualmente a costruire dei prodotti cash collect su i titoli selezionati dai nostri analisti proprio che rientrano in questo basket. Quindi, sulla base delle loro valutazioni in termini di fondamentali, di margini, di liquidità, di market cap, di pricing power, abbiamo costruito anche dei basket più settoriali possibili per gli amanti delle cedole. Quindi ci sono anche dei prodotti cash collect, come dicevi all'inizio, non è il prodotto questo per chi ama le cedole o chi ha bisogno di cedole per la propria operatività. Ci sono anche prodotti su questi stessi titoli,
uniti in modo che si potesse creare un basket anche decente a livello di correlazione settoriale, e quindi ci sono anche quelle soluzioni, quindi molto volentieri a riapprofondire il discorso. Ok, poi dopo ci sono alcune considerazioni, anche uno dice dei 7 punti di inflazione, 4-5 sono legati alla componente energia, per cui c'è la possibilità che dovessero scendere i prezzi energetici, un 2-3% del tasso di inflazione potrebbe diminuire. Questa è un'osservazione che hanno fatto alcuni, sì, tendo a condividerla fondamentalmente, però il dato di fatto è che noi non dobbiamo essere degli indovini, no, di quale sarà il valore dell'inflazione, ma dobbiamo essere dei pianificatori finanziari fondamentalmente, quindi costruire il portafoglio in modo tale che aumenti o diminuisca l'inflazione, comunque noi siamo coperti. Questo è il dato. Comunque condivido l'osservazione. Qualcuno come Cristiano, e c'è anche qualcun altro, Marco mi sembra, e Giovanni, parlavano e dicevano: sì, è un prodotto esposto al dollaro, ma il dollaro in questo momento è forte. Siamo sicuri che sia il momento giusto? Beh, qui è una tematica che non possiamo conoscere. Suggerisco due dati. Il primo: qualcuno potrebbe comunque, al di là del valore che ha il dollaro nei confronti dell'euro, inserirlo in portafoglio per avere una diversificazione geografica. Oppure qualcuno potrebbe anche inserirlo all'interno, ad esempio, di una strategia, quindi di fatto più complessa, più generale, dove fondamentalmente l'incidenza che il singolo prodotto ha rispetto a livello di dollaro, intendo in questo caso, rispetto alla globalità, non pregiudica quella che è la tolleranza al rischio della persona. Quindi può essere usata sia come diversificazione, sia anche come integrazione di quello che c'è. Poi dopo le valutazioni sul dollaro, sull'euro, quelle sono un dato personale. Considerate un altro aspetto che non è comunque banale: questo è un prodotto che è quotato oggi, ma sarà quotato anche domani e dopodomani. Quindi è un prodotto da conoscere, da considerare, una freccia in più che un investitore ha nel proprio arco. Bisogna conoscerlo, bisogna sapere che esiste, capire quali sono le caratteristiche e qual è la logica con cui è composto il paniere sottostante, no, che viene replicato dal certificato. E poi un domani che ci sarà una situazione diversa rispetto al dollaro, quindi uno avrà una view diversa rispetto all'euro-dollaro e ci sarà un contesto propizio, ecco, magari potrebbe essere quello il momento per inserire il prodotto. Quello che facciamo io e Jacopo oggi non è consulenza personalizzata, dire domani comprate questo prodotto, assolutamente, non è neanche consulenza, no? È semplicemente educational fondamentalmente, illustriamo le caratteristiche di un prodotto, poi sarà la persona in base alla propria pianificazione finanziaria, alla propria view anche a volte di mercato, a decidere se inserirlo o meno all'interno del portafoglio. Sì, perché non l'abbiamo, forse non l'abbiamo detto, ma o l'hai detto tu e me lo sono perso, scusami nel caso, è un prodotto open-end, quindi è un prodotto senza Esatto, scadenza come tutti gli strategic certificate all'interno della nostra gamma. Forse se ci sono persone nuove è bene distinguere, Gabriele, tra tracker e strategic certificate che sono rintracciabili nel nostro sito, in home page. Ah, si vede ancora il mio monitor, giusto, Gabriele? Sì, in questo caso, andando nella home page, potete trovare tracker e strategic certificate. Ecco, ci sono 45 prodotti al momento. Tracker certificate e strategic certificate, in sostanza, fanno la stessa cosa. Come ho già detto prima, la replica lineare di un indice sottostante, la differenza abbastanza importante tra tracker e strategic certificate è che l'indice sottostante dei tracker certificate è un indice passivo, una replica passiva, più vicino alla realtà degli ETF, mentre, come giustamente facevi notare, Gabriele, uno strategic certificate avendo un indice che invece è movimentato discrezionalmente da portfolio manager dal nostro team di Zurigo, è più vicino alla realtà dei fondi comuni di investimento. Ma in realtà lo strumento, il certificato tracker strategic fanno esattamente la stessa cosa. La differenza è sull'indice sottostante. Tracker, indice gestito passivamente, strategic, indice gestito con discrezionalità, quindi attivamente. Esatto, c'è un'altra domanda che riguarda il discorso costi. Oltre alla commissione di gestione annua dell'1,25-35, adesso non mi ricordo, 25, 25. 25, chiedevano se c'è anche una commissione di performance. No, nessuna commissione di performance. Ok, poi dopo stavo guardando
Se c'è un dato sullo spread denaro lettera, lo possiamo far vedere, credo, perché In questo momento lo sale riprendo. 6,25, adesso è il mercato chiuso, però. Sì, questa è la chiusura, 105,65, 106,75. Quindi è un 1%. Poi Mauro chiede, dice, sono neofita, assolutamente qualsiasi domanda ben venga. Anzi, prima c'era qualcuno che chiedeva perché ha l'audio disattivato, e l'audio è attivato solo per me e Jacopo, altrimenti siamo in tantissimi. Se tutte le centinaia di persone presenti dovessero parlare contemporaneamente sarebbe un caso, quindi possiamo parlare solo noi, però tutte le domande che avete, anche quelle più semplici, non vergognatevi, fatele assolutamente, perché Jacopo siamo proprio qui, nessuno è nato imparato, tutti siamo partiti dagli inizi, tutti abbiamo cominciato a muovere i primi passi sui mercati ponendoci mille domande che magari oggi con le esperienze che abbiamo sembrano banali, fanno sorridere, ma in realtà quando eravamo lì a muovere noi i primi passi erano ostacoli. Quindi io ho avuto la fortuna, spero anche Jacopo, di incontrare persone che di fronte alle mie domande imbarazzanti, se vogliamo, no? Per quello che erano, mi hanno sempre risposto e mi hanno incoraggiato. Quindi mi raccomando, se avete anche domande semplici, non è un problema, non Certo. vergognatevi, fatele, che noi rispondiamo molto volentieri. Ci siamo passati tutti, quindi assolutamente, se vuoi. Assolutamente. E approfitto a questo punto per chi poi avesse dei dubbi che vanno oltre all'ora purtroppo che possiamo stare insieme. Questi sono i contatti. Abbiamo un numero verde gratuito per poterci contattare, che è quello che vedete nella homepage del nostro sito. Siamo un team italiano, rispondiamo in italiano. Quindi a disposizione per qualsiasi ulteriore domanda cui potremmo non rispondere oggi. Poi, dicevo, Mauro dice, sono neofita, se aumenta l'indice di inflazione, aumenta anche il prezzo del certificato? No, attenzione, non sono collegati, non è un Esatto. certificato sull'inflazione, non è un certificato sull'indice, ad esempio, quello che viene replicato dal BTP EI piuttosto che dal BTP Italia, però è un meccanismo che, come dire, ha un collegamento diretto, se vogliamo. Adesso magari Jacopo se vuoi spiegare, però Abbiamo non è un anche ragionato sul nome perché capisco che possa creare fraintendimenti perché siamo abituati a combattere l'inflazione. I primi strumenti che hai fatto vedere tu, Gabriele, erano delle obbligazioni indicizzate, no? Quindi un prodotto esatto. che si chiama Inflation Influenced, penso il primo pensiero di un investitore che non conosce questa tipologia di strumento, che poi è anche una struttura particolarmente innovativa anche sul mercato italiano, quindi comprensibilissimo. Lo avevamo specificato prima, è un indice composto al 100% in equity all'inizio, che può arrivare a diminuire fino all'80% con l'inserimento di un 20% di ETF sotto forma di commodity sotto forma di ETF. Scusatemi. Quindi il collegamento con l'inflazione è per questo che abbiamo deciso anche di chiamarlo Inflation Influenced, cioè è un basket la cui composizione è influenzata dai segnali regionali e globali di inflazione che riceviamo. Quindi questa composizione varia al variare dell'inflazione, ma non è indicizzata. Se il segnale è alto, il nostro portfolio manager decide di spostare parte dell'allocation dall'America, dove è più elevato il segnale di inflazione, la sposta in Giappone o in Svizzera. Ma è un 100% equity che può arrivare all'inserimento di un 20% di commodity sotto forma di ETF. Questo ci tengo a specificarlo perché ci sono arrivate varie domande. Gabriele, posso capire il fraintendimento? assolutamente, sì, assolutamente. Infatti andava specificato. C'era un'altra domanda che avevo visto, aspetta, perché poi ne sono arrivate tante e a volte abbiamo già in realtà risposto tra le righe. In due fondamentalmente chiedono e dicono: ma adesso quota 106, non è troppo tardi per entrare? No, non è un certificato come i cash collect che hanno un tetto, no? Il cash collect è quel certificato che paga una cedola periodica se si verifica un determinato evento, no? E quindi se il certificato paga, non so, una cedola del 4%, è chiaro che il nostro certificato non potrà avere un valore di molto superiore a quella cedola. Ti pagherà, potrà quotare 104, 105, 106, se è probabile che pagherà anche le cedole successive, ma più o meno largo circa quello sarà il prezzo massimo, c'è una sorta di tetto.
Il tetto lo troviamo anche in altri prodotti finanziari, pensiamo ad esempio alle obbligazioni. Le obbligazioni possono crescere di prezzo fino al momento in cui non offrono un rendimento zero, nullo o leggermente negativo. Oltre quel prezzo non si può salire. Ma in questo caso stiamo parlando di azioni come paniere sottostante, per cui le azioni in realtà possono salire senza problemi per tanti anni consecutivi, come stiamo in realtà vedendo sui mercati, e quindi di conseguenza questo prodotto, che non è altro che un paniere di azioni, può continuare tranquillamente a salire. Quindi il dato che tu vedi è un dato che in realtà non ha valore. Abbiamo Poi non sappiamo se anche. aumenterà o diminuirà di prezzo, però il dato non è certo una differenza Assolutamente, di valore. abbiamo anche degli esempi illustri, Gabriele, perché mi viene in mente, ne parliamo sempre, è più psicologia per chi è abituato a investire in cash collect, questa soglia dei 100 che psicologicamente mette in crisi un po' tutti, è sempre bello comprarlo al di sotto del prezzo di emissione. Sono tipi di prodotti diversi. Come dicevo prima, non c'è floor, quindi si scende linearmente e si sale linearmente, ma senza cap. Abbiamo un esempio illustre, ad esempio, di forse quello di maggiore successo all'interno della nostra gamma, che è il tracker sull'hydrogen index, quindi l'indice equity che segue l'andamento di società attive nel settore dell'idrogeno, che è arrivato quasi a prezzare 300 da un'emissione di 100. Sì, assolutamente, ma è un ragionamento che vale per qualsiasi indice. Provo a pensare anche all'indice azionario americano, l'S&P 500, no? Fondamentalmente è un indice che dal 2009, da quando c'è stato il grosso rimasso, è più o meno sempre salito. C'è stato un po' di tensione nel 2015, nel 2018, c'è stato il crollo del marzo del 2020, c'è stato il crollo di qui adesso di febbraio, così, però storicamente un indice che è sempre salito di prezzo. Quindi cercare il prezzo è alto, il prezzo è basso, se fosse un ETF, un fondo su quell'indice, non avrebbe tecnicamente significato da questo punto di vista. Il tracker è la stessa identica cosa, concepitelo come se fosse un fondo di investimento comune, come logica. Poi giuridicamente è un po' lato diverso, abbiamo detto prima, ma la logica è quella. Ok, io direi che più o meno abbiamo, direi, risposto a tutte le domande che ci sono giunte. A questo punto io direi di passare, se per te è ok, Jacopo, al prossimo argomento. Sono già le 6:20, ma abbiamo già ancora 10-15 minuti comodi, e quindi secondo me si può dire ancora raccontare tanta roba. Jacopo, ci eravamo preparati anche un secondo argomento, fondamentalmente. Non so cosa stiamo condividendo in questo momento, Ho però interrotto la condivisione, credo non sia condiviso nulla, almeno là. dovrei Allora, aver interrotto. eccoci qua. E adesso si dovrebbe vedere, credo, il mio schermo. Ok, allora dicevo, avevo selezionato anche un altro prodotto. Questo certificato è un'Atena, detto anche Express, no? Qui c'è i famosi nomi La commerciali che ogni diatriba. volta. Accepti, classifica come Express, qualcun altro lo chiama Atena, no? Sono quelle cose che un po' confondono chi è il Confondono, sì. mercato dei certificati. Qui passiamo, precisiamolo subito, su un'altra tipologia di prodotto. Mentre prima stavamo parlando di prodotto a capitale non protetto, quindi dei replicanti lineari, in questo caso della performance sottostante, qui cambiamo argomento. Siamo sempre nell'ambito dei certificati, ma dei certificati a capitale condizionatamente protetto, vuol dire che a scadenza il capitale protetto, a condizione che non si verifichi l'evento barriera. E siamo di fronte a una tipologia, dicevo, nuova, cioè nuova no, in realtà esiste da tanti anni come tipologia, però ne parliamo per la prima volta, mi sembra, in webinar, perché abbiamo sempre parlato in genere di cash call come A struttura. fine anno, Gabriele, mi ricordo, mi era piaciuto particolarmente, abbiamo fatto un approfondimento proprio sulla struttura opzionale di un'Atena. È verissimo, mi sono sbagliato io, mi sono confuso io. È verissimo, assolutamente. È vero, è la seconda volta che ne parliamo, comunque il numero minore rispetto alle altre volte. Sì, assolutamente. È un certificato, dicevo, il nome commerciale in questo caso è Atena, ma di fatto la struttura è quella che viene conosciuta anche come Express, cioè un certificato che paga una cedola periodica. No, no, scusate, non è corretto dire questo. È un certificato che periodicamente ha una data di rilevazione, a
A questa data di rilevazione si va a verificare la quotazione del sottostante rispetto allo strike e se il sottostante o i sottostanti, se certificato un paniere, sono superiori rispetto allo strike, si estingue in anticipo, rimborsa in anticipo e paga la cedola. Se questo evento non si verifica, il certificato non paga la cedola, si va alla data di rilevazione successiva. È una struttura quindi particolare perché mentre il cash collect, per dire, alla data di rilevazione può avere di fatto due o tre scenari a seconda che si attiva l'opzione autocall, qui ne abbiamo sempre solo due. O non paga cedole o paga una cedola, chiamiamola così. Con una caratteristica, la cedola nel corso, guardiamo la struttura qua, magari l'ho preparata qua, dopo la andiamo a prendere. Eccoci qua, vedete la prima data di rilevazione. È nel marzo del 2023. Se i sottostanti quotano tutti sopra lo strike, ecco che il certificato paga la cedola del 30%. Se invece non si verifica l'evento, non si percepisce la cedola, il certificato resta in vita, si va alla data di rilevazione successiva, che è dell'aprile, vedete, del 2024, dove la cedola diventa 30 più 30, quindi diventa 60%, quindi rimborsa 160 nel caso. Ultimo anno, perché ha una scadenza 2025, la cedola diventa potenzialmente del 90%, cioè 30 più 30 più 30. Ho detto un'inesattezza prima, ho detto il 100% dello strike come livello di trigger, in realtà mi sono confuso, chiedo venia, è il 110%, quindi vuol dire che i sottostanti devono crescere tutti almeno del 10% per far sì che avvenga questo meccanismo di richiamo anticipato, è come se fosse l'opzione autocall che si attiva, ti rimborsa il capitale, mantiene quindi la protezione e paga la cedola. In questo caso possiamo chiamarlo Direi, euro unico. Gabriele, che la caratteristica principale degli Atena o Express, chiamiamoli come ci pare, è proprio il posizionamento del livello del trigger cedolare e del trigger autocallable allo stesso livello, esattamente allo stesso livello. In questo caso specifico è al 110, può essere al 100, può essere al 90%, al 140%, ma ecco, la caratteristica più importante è che sono lo stesso livello, cedola e autocall. Esattamente, esattamente. Questa è la struttura. La barriera, ricordiamole, è una barriera discreta, quindi attiva solo a scadenza. Il certificato è quotato sul SEDEX di borsa italiana, quindi può essere negoziato in qualsiasi momento. C'è un market maker a garantire liquidità, quindi lo possiamo comprare, incrementare, ridurre, vendere prima della naturale scadenza, non c'è nessun problema. I sottostanti noi li abbiamo citati, chiedo venia, eccoli qui, li troviamo, abbiamo Intesa San Paolo, Société Générale e Unicredit, quindi stiamo parlando di un basket, passatemi il termine, tematico, settoriale, perché fondamentalmente sono tutti titoli appartenenti allo stesso settore che è quello delle banche, quindi hanno una correlazione positiva e di grado elevato, diciamo così, perché il sottostante, il settore, scusatemi, è lo stesso, quindi tendono a muoversi all'unisono. Vedete anche le performance, no? Vedete la variazione rispetto allo strike iniziale è molto simile, c'è chi ha perso un 5-6%, chi ha perso qualcosina in meno, ma alla fine sono finezze, vedete che si sono mosse effettivamente all'unisono. E questa caratteristica, il fatto che abbia una correlazione positiva elevata, è un aspetto positivo per questa tipologia di prodotto, di certificato, perché ovviamente per verificarsi il pagamento della cedola e il richiamo anticipato, fondamentalmente tutti devono muoversi all'unisono al rialzo, quindi questo è un aspetto positivo. Tutte queste caratteristiche, adesso io le ho fatte vedere su CEDLAB, le trovate ovviamente anche sul sito di Fontobel, no? Qui trovate, vedete, il nome commerciale del prodotto. Qui trovate, ecco, la cosa molto importante, scusate, il codice ISIN. Voi se andate qui sopra, ricordiamolo sempre con trucchetto interessante, e cliccate qui sopra, automaticamente avete fatto il copia e incolla, quindi potete utilizzare questo codice per metterlo sull'home banking, su un file Excel, se avete una watchlist da monitorare, da seguire, o se utilizzate CEDLAB potete fare, no, l'incolla sul software per crearvi o il portafoglio simulato, oppure le varie funzioni, no, di watchlist, eccetera. È quotata, abbiamo detto, sul mercato, vedete qui troviamo denaro lettera del market maker, troviamo anche la size, cioè la quantità che il
il market maker espone. Ovviamente il dato è riferito alle 5:20, perché adesso sono le 6:30, il mercato è chiuso, ma il dato è quello. Se fossimo a mercati aperti, questo dato ovviamente viene aggiornato, no, dal market maker. Quindi dovesse esserci una notizia particolarmente negativa e fosse a mercati aperti, paf, vedremmo che magari il prezzo scende da 94:20, scende, non so, a 93:80, roba di questo tipo. E se invece la notizia dovesse essere particolarmente positiva, paf, lo vediamo schizzare a 95, eccetera. Numeri a caso, giusto per dare l'idea del dato. Qui di fianco troviamo anche le varie documentazioni, ma magari ci arriviamo fra un secondo. Qui a scendere troviamo tutte le altre caratteristiche che ci permettono di comprendere il dato. Abbiamo la data di scadenza, se non viene richiamata in anticipo, perché si verifica la condizione per l'estinzione anticipata. Vedete, la data di scadenza è nell'aprile 2025, il rimborso anticipato, vedete, è il 110% del valore dello strike. Quindi erroneamente all'inizio avevo detto il 100%, avevo dato per scontato, ma in realtà ero in errore. Il valore corretto è il 110, come dopo abbiamo detto. La prima data di rilevazione, cioè la prossima, che in realtà è la prima perché è un prodotto di nuova, di recente emissione, fondamentalmente un prodotto fresco, e vedete il 31 marzo del prossimo anno, quindi del 2023, quindi ha una data di rilevazione annuale. Anche questa è una caratteristica che lo discosta rispetto a certificati come i cash call, che in genere invece ultimamente perlomeno vengono emessi con frequenza mensile, trimestrale o cose del genere. Qui trovate sempre il dato, no, del mercato, quindi il riferimento dello strike e del livello della barriera. Qui trovate anche, avete la possibilità di andare a graficare, no, tutti questi componenti sul grafico, insomma, dopo potete poi giocare. Prodotto appena nato, quindi non ha ancora uno storico particolarmente lungo da analizzare. Qui sotto trovate le altre caratteristiche. La barriera, abbiamo detto, è discreta, posta al 60%, vuol dire che regge fondamentalmente un ribasso del 40%. Discreta vuol dire che attiva solo a scadenza. Questo è il dato saliente. Non abbiamo detto cosa succede a scadenza. A scadenza non dovesse essere mai richiamato in anticipo, cioè vuol dire non si verifica mai la condizione per cui i sottostanti quotano sopra il livello di fatto dell'auto call, chiamiamolo così, della trigger. Ecco che allora cosa succede? Si giunge alla naturale scadenza. A quel punto si tira una riga, si guarda il valore della barriera, e quindi se si è, cioè in realtà sono tre gli scenari a scadenza che venia, perché il primo scenario è ovviamente sopra strike, no, che era la condizione di prima. Quindi in quel caso il certificato cosa fa? Rimborsa 100 più il bonus, abbiamo detto, di 90 in questo caso, quindi rimborsa 190. Secondo scenario, almeno uno dei sottostanti è sopra strike, ma sono tutti sopra barriera, il certificato rimborsa 100, quindi mantiene la protezione del capitale ma non paga la cedola. Sotto barriera invece si applica la formula che abbiamo imparato a conoscere: prezzo finale diviso strike del sottostante e worst off. Ovviamente, essendo un paniere, si prende a riferimento il sottostante che durante la vita del certificato ha realizzato la performance peggiore, e su di quello, dicevo, si calcola la formula prezzo finale diviso strike moltiplicato per 100. In quel modo si calcola il prezzo di rimborso. Ovviamente un dato che chiedo, che cito, perché non l'ha chiesto nessuno in chat, però ogni tanto mi giunge questa domanda, mi è arrivata anche l'altro giorno in messaggio privato su Facebook: come faccio a calcolare a priori il prezzo di rimborso in caso di evento barriera? Non possiamo stabilirlo, nel senso che noi, non essendo indovini, no, fondamentalmente non sappiamo né se si verificherà l'evento barriera, né quale sarà il sottostante worst off, e né quale sarà la sua quotazione. Quindi noi quello che possiamo fare, che cos'è? Conoscere la formula prezzo finale diviso strike moltiplicato per 100 ed eventualmente per ipotizzarlo. Esatto, per ipotizzare esattamente come poi fa CedLab utilizzando il worst off. Esattamente. Questo probabilmente mi viene chiesto perché molti magari iniziano, magari provengono dal canale bancario e quindi sono abituati ai certificati a capitale protetto, che invece hanno una soglia minima di, cioè hanno una protezione fondamentalmente a scadenza, salvo default dell'emittente, per cui c'è la protezione, può essere il 100%, il 90%, 95%, 80%, 85%, insomma, a seconda della situazione è prevista una soglia minima, no? Quindi si verifica la condizione per, benissimo, scenario peggiore, ti rimborso il 100%, oppure ti rimborso il 90% del valore nominale. Qui siamo in un prodotto diverso, siamo un prodotto capitale condizionatamente protetto, quindi non possiamo stabilire a priori.
Esistono delle altre tipologie, non so se la possiamo citare, ma magari la approfondiamo altre volte, ne abbiamo già parlato in passato. Sono quei certificati con l'opzione airbag. Esistono varie opzioni in realtà. Quella forse più famosa è l'opzione airbag, che fa sì che se si verifica l'evento barriera, ve la dico in modo grezzo, giusto per capirsi, il valore dello strike iniziale viene rettificato al ribasso, e quindi quando si applica la formula che abbiamo imparato, fondamentalmente viene applicata con un livello più basso. Qual è il risultato? Il risultato è che la perdita monetaria è ridotta. Quindi invece di perdere, non so, il 50%, si perde il 25%, il 20%. Numeri a caso, bisogna vedere caso per caso, giusto per dare un'idea. Il nome airbag ovviamente ricorda, no, il meccanismo di protezione dell'automobile, no? Che se facciamo un incidente, un meccanismo salvavita, no? E la macchina si rovinerà, ma impedisce a noi di avere delle conseguenze serie. Ecco, la stessa cosa avviene sul lato monetario dell'operazione. Si verifica l'evento barriera, benissimo. Se il certificato ha l'opzione barriera, il danno monetario è ridotto. E questo è un aspetto positivo, assolutamente. Questo certificato che abbiamo descritto, l'Express, non ha l'airbag, l'ho citato come per rispondere a quelle domande, no, che arrivavano, però il dato è quello. Ok. Ah, e Tommaso, no, Marco, scusa, fa una domanda e se chiede, ma se se durante la vita del certificato i sottostanti effettivamente salgono del 20-30%, quindi a un livello superiore alla trigger, ma non è la data di rilevazione. Cosa succede al certificato? Il certificato ovviamente aumenterà di valore, di quotazione, perché una delle componenti di questo prodotto che determinano il prezzo di questo prodotto, non l'unica in realtà, è l'andamento del sottostante, c'è anche la volatilità, il tempo a scadenza, insomma, la struttura è una struttura opzionale, quindi le variabili sono quelle delle opzioni che abbiamo già visto negli altri prodotti. Ma tecnicamente, non essendoci la data di rilevazione, non viene pagata questa cedola del 30%. Altro dato che magari può essere utile per chi proviene dal mercato obbligazionario: questo certificato, come gli altri, non hanno rateo. Quindi vuol dire che se io tengo, per dire, questo certificato in portafoglio per 9 mesi e poi lo vendo, e chi lo acquista se lo tiene 3 mesi, incassa la cedola del 30%, ecco, la cedola è tutta sua. Io non posso avanzare richiesta, non posso dire: guarda, io te l'ho tenuto in caldo nel deposito titoli per 9 mesi, voglio la mia parte di cedola, no? Pro rata temporis, si direbbe nel mercato obbligazionario. No, quello non avviene. Funziona come il dividendo di un'azione, fondamentalmente. Chi possiede il prodotto entro determinate date, eccetera, eccetera, incassa interamente. Chi l'ha No, ci venduto anche per un terrei a secondo prima, non percepisce il dato. Ci terrei ad aggiungere solo una cosa, perché proprio la particolarità di un prodotto come questo, parlavi all'inizio, poi mi allaccio alla domanda, all'ultima domanda ricevuta, parlavi all'inizio di un cash collect che paga una cedola del 4% e proprio per quel motivo è cappato al rialzo, anche se il titolo fa un 50%, i titoli sottostanti fanno un 50%, tanto più in alto del 104, soprattutto se c'è un autocall, non potrà andare. Ecco, la particolarità di prodotti come queste, come questi, con rilevazioni discrete, annuali, e soprattutto se hanno premi così importanti che portano il certificato potenzialmente a valere, come dicevi prima Gabriele, 190 a scadenza, ecco che questo garantisce una reattività un po' particolare al certificato e quindi anche in scenari rialzisti dei titoli sottostanti, ipotizziamo che non rimborsa la prima data e ci stiamo avvicinando alla seconda data, ecco, significa che il prezzo del certificato al massimo può arrivare a 160. Quindi anche un rialzo dei titoli sottostanti sarà comunque prezzato dal certificato, a differenza di quello che avviene per un cash collect, perché avendo un'opzione autocall e una cedola più piccola, perché la paga anche negli scenari ribassisti, più su di quel 104 specifico di cui parlavamo prima, non potrà andare. Quindi, in termini di reattività, è un prodotto più reattivo. Esatto, assolutamente. Ok, io direi che abbiamo risposto più o meno a tutte le domande, verifico, ma mi sembra di aver risposto a tutte. Se ovviamente non dovesse essermi sfuggito, credo di no, qualcosa, potete contattare sia me che Jacopo. Rifacciamo vedere i contatti di Jacopo. Se andate sul sito, vedete certificati.fontobe.com, cliccate su contatti, trovate, vedete tutti i dati. Potete telefonare se l'informazione
è da richiedere urgente, rispondono in lingua italiana, è un numero verde tra l'altro, altrimenti se l'informazione è importante ma non questione di vita o di morte potete mandare una mail, rispondono sempre a tutti in breve tempo. Se avete invece necessità di porre domande a me, mi potete contattare, mi trovate sul sito bellelli.biz oppure sui vari social, anzi se andate su Facebook e scrivete investire con Gabriele Bellelli trovate, oppure Gabriele Bellelli trovate anche il mio gruppo chiuso, è chiuso ma è gratuito, chiedete l'accesso, siete benvenuti, è quello un modo, anzi oggi è il modo più diretto e veloce per interagire direttamente con me, oltre che con molti appassionati. Ok, io direi che ci siamo, non vedo altre domande. Io ne approfitto per ringraziare Jacopo che ci ha accompagnato quest'oggi, è stata una risorsa molto preziosa anche oggi. Ringrazio ovviamente anche tutti quelli che hanno partecipato e soprattutto ne approfitto per augurare a Jacopo e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, quelli che guarderanno la registrazione, una buona e serena Pasqua. E noi ci diamo appuntamento ovviamente al prossimo mese, dove saremo ancora insieme con un nuovo webinar. Grazie a Io tutti per la figura. ringrazio te Gabriele, buona Pasqua a tutti, è sempre un piacere essere qua e ci vediamo il mese prossimo. Esatto. Buona Pasqua a tutti. Ciao.